La Corte di Giustizia Europea ha condannato in modo definitivo il governo italiano sugli inceneritori, bocciando il decreto attuativo dell'articolo 35 dello Sblocca Italia per mancanza di valutazione ambientale strategica. Una vittoria per il movimento Legge Rifiuti Zero per l'economia circolare, che mette KO il decreto. Finalmente la campagna che abbiamo lanciato l'anno scorso da Roma, che ha coinvolto tutta l'Italia, ha avuto l'effetto sortito. Siamo riusciti a far abrogare il decreto, o quantomeno il TAR Lazio a breve lo sentenzierà definitivamente, il decreto attuativo che prevedeva gli 8 nuovi inceneritori, tra cui 2 nel Lazio, e il potenziamento dei 40 esistenti con un meccanismo perverso che poneva l'incenerimento al primo posto. Finalmente, spiegano in conferenza stampa i rappresentanti del movimento, siamo riusciti a rimuovere il principale ostacolo al dispiegarsi sia in Italia che in Europa di una vera economia circolare basata sul riuso, riciclo, recupero di materia. I prossimi passi sono quelli, appunto, intanto di andare a leggere nella sentenza del TAR, che recepirà quella della Corte Europea, il fatto che noi contiamo che il TAR possa anche migliorare quella sentenza sul punto della preminenza degli inceneritori, su cui la Corte è stata un po' piratesca e su cui il TAR Lazio possa invece precisare meglio, visto che comunque il decreto attuativo decade per mancata VAS, questo ormai è il dato acquisito, ci interessa molto che anche il principio della preminenza venga cassato dal TAR Lazio e avviare il percorso legislativo, perché ovviamente noi riteniamo che le leggi vadano modificate anche in Parlamento e non solo attraverso le aule giudiziarie. In conferenza stampa voi avete proposto la legge Rifiuti Zero come una piattaforma per un'economia circolare. Sì, perché l'abbiamo depositata nel 2014, partiva proprio da questo concetto, fermare l'incenerimento con una moratoria, togliere la revoca agli incentivi, un tema che non è stato discusso oggi ma che sarà il prossimo tema di discussione, e capire che mentre noi oggi siamo in un regime in cui l'Italia dà 10 miliardi l'anno di incentivi alla combustione di biomasse, all'incenerimento e alla combustione nei cementifici, c'è zero incentivi per il compostaggio e il riciclaggio. Il riciclaggio addirittura, come ho detto, il CONAI, che è questa grande organizzazione dovrebbe raccogliere tutti i materiali inorganici, copre appena il 20%, cioè questa è veramente una cosa scandalosa e dobbiamo spostare le risorse economiche, oltre che i principi giuridici, dall'incenerimento e dalla combustione al recupero e al riciclaggio.